Are you ready? No! I said, are you ready? Benvenuti. Allora, oggi vedremo come fare 1,5 milioni di crediti in un'ora. Praticamente faremo la gara si chiama a Francorchamps, quella di durata da un'ora. Andiamo, alla fine vi farò vedere quale auto usare e cosa comprare. Aspettate che mettiamo a posto leggermente l'audio di gioco. Allora, questa gara vede vari scenari. Come vedete, il tempo è bello, ma quando viene la sera, che fate 24 giri, se nevica ne fate 22. Se andate sulla linea del tramonto, che manca poco da superare, e vedete che il cantante mancano pochi secondi, non superate la linea, fate scadere il tramonto e poi superate la linea del tramonto. Se no dovete fare un ulteriore giro. Andiamo, sarà bella lunga. Non è che né la visuale. Tenete questa visuale. Si evolverà il tempo, perché io ho provato una volta che non mi ricava e si vedeva ancora il cielo era nero, però avevo chiuso gli occhi, incredibile, ma l'avrà portata a metà. Di imparare bene il circuito, perché quando viene notte la sicura non si vede che altro non.
stabilità. Sto giocando col pad, quindi con il volante mi risulterà ancora più semplice, sempre più semplice, è imprescindibile. Vedete quello con la bandiera, magari non avevate messo in conto, non avevate fatto solo per due giri, invece se non c'è anche un mezzo secondo, non superare
Thank you.
mettiamo in modalità controllo. Thank you.
anche visto, il quadro è una valida visuale che non riusciamo a vedere.
sono io, credo. Quello che vedo. Allora la faccio vedere che è il mondo. Quello della manica sono le cose di mare, non c'è un po' più di giro. Qua mettiamo su tutto il possibile. Con la destra la metto lì, ma quella sinistra non ha usato superarla, perché mi danno quando vedete che avete troppa aderenza, andate sul cordolo, cioè non esagerate, però andate sul cordolo e avete un po' più di aderenza. Vedete, perderete un po' di velocità, avete un leggero thank you.
vedete il cielo, praticamente potete dire che praticamente è un cielo nero. Ma dovete dire come cazzo fa a buttare tutto con un cielo così. Sopra non abbiamo. Abbiamo girato tutta la notte. Siamo diventati. Thank you.
Di notte sono ancora in terra, io sono abituato a fare in terra, faccio fatica a pulire. Thank you.
uscita di una, si chiama The Pit Stop, giro e il prossimo, se me la gioco bene. Tanto ho 1:13. Ancora intermedie
perché non sapevano se doveva tempo, se ripeteva a piovere come un'estate, o imparare la neve. Allora ho detto, devi mettere le intermedie, poi ho detto magari in caso succede qualcosa. Come avevo detto. Tac. E adesso vi faccio quale auto comprare e il settaggio. Ah, quello che vi consiglio è di andare avanti con l'emissione del caffè. Per un semplice motivo, perché quando andate, nella messa a punto, ci sono alcune cose che vi verranno sbloccate andando avanti con l'emissione del caffè. Partirete solamente avendo le robe sport, poi sbloccherete sport club, poi semi corsa, corsa ed estremo come ultimo. Detto questo, vi faccio vedere quale auto comprare. Qua vi servirà 1.000.000, vi avverto. In totale sarete su 1.100.000, non mi ricordo male, però non vorrei dire una cavolata. Allora, dovete andare in America, poi
Dodge. Andare giù fino in fondo. E tra tutte le Tomoko che vedete qui, dovete prendere la penultima, quella con i PP minori, che è 922,31. Comprate questa, 1 milione vi costa. Comprata questa perché la gara in questione, se andiamo a vedere, chiede anche un certo massimo di PP. Dai però, sì. Europa, Recosham. Allora, vi richiede un massimo di 800 pp. Noi abbiamo comprato un'auto da 922,31 pp. Quindi dovremo abbassare i pp. Quindi cosa facciamo? Vi faccio comprare un po' di roba. Allora, si va in messa a punto. Si va a comprare. Comincio dall'estremo io. Andate a comprare intermedie. Non guardate tutto quello che ho comprato io perché ho dovuto fare anche delle prove, quindi per trovare anche l'assetto giusto e tutto. Comprate solamente quello che vi dico io. Le intermedie, queste qui. Poi in corsa. Comprate kit di freni sbaffati, gli ammortizzatori, il controllo di bilanciamento dei freni, il rapporto di corsa personalizzato, le gomme dure. Poi in semicorsa, computer personalizzato, LSD personalizzabile. Il rapporto di marcia manuale personalizzato e non per ultimo andremo a comprare qua due robe, i limitatori di potenza e la zavorra. Sarete sui 100 150.000 to, ma direi tanto come costo di accessori. Quello che costa di più, se non mi sbaglio, sono le ruote. Come vi ho detto, non comprate tutto. Ad esempio, qua dove era in corsa c'erano anche queste. Io, come ho detto, ho dovuto fare delle prove, quindi ho preso più ruote possibili per vedere anche quanti giri potevo fare con una gomma, quanto era l'usura, con un certo tipo di ambiente, cioè o acqua, sole, come si comportava, tutte quelle cose lì. E poi vi ripeto un'altra cosa: quando volete comprare dei componenti, ne comprate uno e fate le prove, fate i cambiamenti su quel componente che avete preso e vedete come funziona. Non comprate due o tre robe, se no non riuscite a capire quale va bene, quale no, quale alzare, quale diminuire, quale fa contrasto con quell'altro, con qual è l'assetto giusto tra i due. Conviene fare un pezzo alla volta. È un lavoro lungo, per quello io vi do già il cosa comprare e l'assetto giusto. Comprate questa roba qui. Andate nel garage, impostazioni auto, se si sbriga, impostazioni auto e copiate pari pari questi valori. L'importante, se anche se non vi viene fuori uguale, è riuscire ad arrivare come si chiama, al massimo degli 800. Io sono riuscito ad arrivare a 799,85. Questo dipende anche dalle ruote, quindi se partite con le dure, mettete subito gomme dure, perché se guardate,
Se io vado a mettere medie e medie, guardate cosa cambia. Vedete, sono già 808. Quindi, prima impostate le gomme, da lì poi cominciate a cambiare tutto. Fate uno screenshot, quello che volete. L'importante è riuscire ad arrivare a questo valore qui. Cercate di giocare non su questa parte qua, che reputo l'assetto migliore, ma su quest'altra parte qui. Giocate sul, non so, sulla zavorra, sul limitatore di potenza, quelle cose lì, il massimo di velocità di potenza, queste cose qui potete giocarci. Dico che potrebbe cambiare perché dipende da vari fattori, principalmente due: il livello in cui siete, ad esempio io sono a livello massimo 50, e livello impostazione gioco, io sono a livello normale, c'è quello facile, quello normale e, se non mi sbaglio, o esperto o professionista, non mi ricordo come viene chiamato. Comunque, a livello normale e a livello massimo, che è il 50, le impostazioni a me riescono a venire fuori così. C'è un mio amico che ho fatto fare e lui con le stesse impostazioni era giù di atti due punti. E gli ho detto: aumenta la potenza, sposta la zavorra, fai un po' di giochi su di qua, cerca di arrivare più vicino possibile agli 800. Ripeto, fate uno screenshot di tutto questo, mentre di qua vi viene fuori già in automatico tutto quello che avete preso. Vi viene fuori anche qui, qua lasciate tutto così come vi viene indicato. Ok, tutto qua. E potete ingaggiare tutte le volte che volete. Io ripeto, al momento non è la gara che rende di più. L'auto che rende di più, ripeto, per me al momento è quella di Tokyo. Là in 27 minuti prendo 825.000 crediti. In un'ora, meno di un'ora, perché 27 per 2, fate voi i calcoli, sono 54 minuti. Ripeto, col pad, col volante, un paio di minuti in meno, siete sicuri. Col pad sono 54 minuti. In 54 minuti vi fate la bellezza di 1.650.000 crediti. 150.000 crediti in più di questa, col bonus, e risparmiate quei 5-6 minuti. E non solo, il costo di quell'altra gara, l'auto è nettamente inferiore. Qua l'auto vi costa 1 milione di crediti, mentre per quella di Tokyo il costo, se non mi ricordo male, era di 240.000 crediti. Andiamo subito a vedere. Sì, è l'Europa. Andate a prendere la BAC, che è anche, se non mi sbaglio, l'unica auto che hanno. Costa 240.000 crediti per quella di Tokyo. Al momento, per me, ripeto, con facendo il complesso di tutto, della prima roba, il budget iniziale che comprende costo auto e accessori, poi tempo di durata della corsa, ambiente, nel senso se si trova acqua, neve, sole, pioggia o che altro, poi bonus, quante volte ve lo danno, in che modo ve lo danno, penalità, quante ve le danno, quanti secondi vi danno, quante tutte queste cose,
più anche difficoltà di gara, nel senso che magari beccate la gara che come prima abbiamo dato un minuto e mezzo prima al secondo, cioè è tanto, almeno per me, non so in modalità facile cosa gli avrei dato, due giri, un minuto e mezzo è già mezzo giro circa, fate voi. Le gare adesso vi faccio vedere, no, vi dico più che farvi vedere perché non posso farvi vedere il tempo che c'è. Cominciamo. Allora, in America quella da 5,50 mai sono da due o tre patch che non c'è più, è stata nerfedata, l'hanno diminuita a 100.000, 200.000, mi ricordo. Allora, andiamo qua in Europa che qua ne abbiamo tre. Allora, qua in Sardegna. Sardegna qua. Allora, sono 485 con bonus al 100% assicurato. Vi portate a casa 727.500 crediti in 26 minuti. Qua è sole, completamente sole. Chiaro? Giri sono 15, non si scappa. Poi, altra gara che reputo la più rognosa è questa, che dura 30 minuti. 30 minuti, quindi va a tempo, eh. Qua troverete varie tipologie di tempo. Partite col sole, poi piove, poi smette, poi riprende il sole. Poi riprende a piovere, ho sbagliato. Oppure cominciate con pioggia, smette e poi riprende a piovere. Oppure pioggia e poi smette e basta. Varie tipologie, non so con quale criterio facciano queste cose della questione ambientale del tempo, non lo so. Comunque, quale tipologie, state tranquilli che qua troverete la pioggia. Quindi preparatevi anche tipo di gomme e tutto, via dicendo. Poi, qua, come vi ho detto, che abbiamo visto prima, quella da 1.000.000 vi dura 1 ora. Tempo, partite col ben tempo presera col sole, arriva la notte, durante la notte pioggia o acqua e neve, poi smette, poi riprende o con la neve ancora o con la pioggia e poi smette. Oppure può fare durante la notte una spruzzata d'acqua e poi basta, oppure durante la notte comincia a nevicare forte e dura per 5-6 giri e poi smette e comincia a piovere. Ti ripeto, non so ancora quali sono i criteri con cui decidono che tempo mi mettono in gara ambientale. Poi l'ultima è quella che attualmente, ripeto, è quella che rende di più, è questa qui di Tokyo. Questa di Tokyo troverete, allora, prima sono 12 giri, la farete in 27 minuti andando piano col pad, 27 minuti e 50 piano, cioè senza stare lì a tirare, se no in 27 minuti e 10 secondi giù di lì la fate. Se andate piano, 27 minuti e 50. Se volete, non so, magari prendete una penalità, quelle robe lì. Qui troverete situazione ambientale, è un post pioggia, quindi troverete asfalto bagnato con delle pozzanghere d'acqua che si va man mano ad asciugare. E il tempo è bello perché è un'alba,
Troverete il sole in pratica, quindi andando avanti troverete un asfalto che si asciugherà. Altro da dirvi qua, l'unica roba da stare attenti di non superare le due penalità. Con due penalità riuscite a gestirla e arrivare primi. Con tre fate veramente col coltello tra i denti per arrivare primi. Qua io ho fatto varie prove. Il bonus ve lo danno sempre anche qui. E praticamente sono 825.000 crediti. Come dicevo prima, in meno di un'ora vi fate 1.650.000 crediti. In 54 minuti col pad, col volante togliete un paio di minuti, perché col pad io c'ho cambio automatico e tutto. Se avevo il volante, cambio manuale, freno con pedale, tutto, e voglia, andavo come un razzo. Detto questo, al momento questa è la gara che rende di più. Ok, io spero di essere stato utile. Se è così, vi chiedo una cosa sola, di mettere un bel mi piace e, se volete, seguitemi, perché porterò altri tutorial su come gareggiare e vincere altri crediti. Penso di portare sicuramente quella di Tokyo e quella che mi piace di meno, quella Le Mans. Che non è che mi piaccia tanto, ma è come gara. Anche, cioè, si vince, arrivo primo, non c'è da discutere, però non mi piace perché l'auto che uso qui, anche con qualsiasi gomma, vado a fare tanti pit stop secondo i miei criteri. Vorrei trovare un'auto che faccia meno pit stop ancora. E se riesco a trovarla, qua ve la porto. Però al momento, tra questa da 550 e quella di Tokyo, sicuramente quella di Tokyo. Anche perché qua l'auto che dovete usare è quella che vi costa 1 milione, mentre a Tokyo costa 240.000 crediti. Già solo di quello di partenza. Tokyo vince a mani basse. Poi ambientale, qua piove, là no. Qui dovete gareggiare 30 minuti, là i gnacchi 27 minuti col pad, se no fate 25 addirittura col volante. Già risparmiate di tempo, premio è uguale, bonus di là a Tokyo lo danno sempre. Qua un paio di volte non me l'hanno dato e non è che abbia fatto qualcosa di eccezionale. Dipende, magari qualche colpo. Qui sono, diciamo, con le regole sono un po' più rigide. Quindi la mia preferita attualmente rimane Tokyo. Detto questo, ripeto, se vi sono stato utile. Ricopiate dal VOD, ritornate indietro, ricopiate i parametri e poi per quanto riguarda gli altri video, guardate nel mio canale, ci dovrebbe essere uno o due video con una in Sardegna, se non mi sbaglio, e l'altra a Tokyo, o tutte e due in Sardegna, non mi ricordo. Comunque andrò a vedere perché non è che sto lì adesso mi è venuta in mente che questa qui non l'avevo fatta. Devo andare sul mio canale e vedere quali ho fatto, quali no. Quella di Le Mans sono sicuro che non l'ho fatto, quella da fare. Però mi ricordo che il mio canale due minimo due video su come vincere i crediti così li avevo fatti. Quindi andate a vedere quelli là anche, che anche in Sardegna in 26 minuti. Non è male, sono 125.000 crediti in meno.
No, 8,25, 7,27, sono 90, 97.500 crediti in meno di Tokyo, risparmiando solamente un'ora. Un'ora, ho sbagliato, un minuto. Però l'auto qua è da 1 milione. Ripeto, per me attualmente quella di Tokyo è quella che rende di più. L'ultima roba che voglio andare a vedere se tra le... perché io sto facendo come si chiama? La collezione delle auto. Attualmente ho tutte, ripeto, tutte le auto Asia Oceanica. Mi mancano 3 auto per finire l'America e sto mettendo da parte i soldi per comprare tutte le auto europee. Successivamente dovrò mettere da parte i soldi per comprare le auto leggendarie e lì sarà una mazzata. Vedete, auto americane, mi mancano tre che sono, ripeto, tre leggendarie o usate. Quindi andiamo a vedere se hanno messo qualcosa che interessa a me. A me quelle europee attualmente non mi devono interessare. Allora, vediamo se hanno messo qualcosa. Con il simbolo l'azzurrino qui vuol dire che ce l'ho già. Volkswagen, Ferragina. Lamborghini, McLaren, sono auto che non ho, ma che al momento non mi interessa per quanto mi riguarda la mia proseguente collezione. Quindi andiamo a vedere tra le auto leggendarie se hanno messo qualcosa meno lì, ma non penso. Ieri ce n'era solamente una. Infatti, eccola qua, ha messo Ferrari, questa è bella, dovrò comprarla. Porsche non mi interessa che loro, anche questa, andando avanti, Dodge ce l'ho, Chevrolet ce l'ho, questa non ce l'ho, ma è la Jaguar, quindi anche qua niente. Per oggi rimaniamo così, con i nostri solamente 24 milioni. Va bene. Ok, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi ricordo di seguirmi e mettere un mi piace. Grazie a tutti ancora. Ciao ciao, alla prossima.